Finalmente l'ora è giunta, anche per noi, di Parliamo Nerd, di bruciarci le mani con quello che è stato ed è tuttora uno dei titoli più roventi di sempre. Stiamo parlando naturalmente di Cyberpunk 2077, la nuova bomba next gen della nostra amata casa polacca CD Projekt Red, che tutti ben conosciamo per la saga di The Witcher, che continua e continuerà ad appassionarci. Tutti erano in trepidante attesa, e quando il gioco è stato posticipato ancora e ancora, e poi infine quando eravamo così vicini ancora di un altro mese, qualche cyber psicopatico non ci ha visto più ed è arrivato addirittura alle minacce di morte verso quei poveri sviluppatori, già tesi come corde di violino per la via impervia e scoscesa che avevano intrapreso ancor prima del lancio del titolo. Diciamo che il gioco si è fatto attendere talmente tanto da rendere la parola hype un sinonimo di avete rotto i coglioni, dateci questo dannatissimo gioco. Dopo che il pupazzo di Keanu Reeves aveva già venduto milioni di pezzi, tanto da spingere lo stesso Keanu a comprarselo per la disperazione, cioè, comprare il pupazzo di se stesso. Keanu, sei arrivato alla frutta? Ecco che il 10 dicembre 2020 esce. C'è chi sta maledicendo ancora quel giorno fatidico, e c'è chi invece lo ha segnato sul calendario come ricorrenza religiosa. Noi in questo video vi andremo a raccontare la nostra esperienza del videogioco, senza retroscene politico-sofisto-antropologiche su CD Projekt Red e sui comportamenti disonesti e paraculi adottati dalla casa polacca. Quindi, se siete veramente interessati al videogioco, potete continuare a vedere il video, che sarà senza alcuno spoiler di trama. Siamo coscienti che ad oggi molti di voi lo hanno messo in stand-by per goderselo ad update conclusi. E diciamocelo, per rendergli anche giustizia. Perciò prendiamo in mano i toni seri e coinvolgenti ed iniziamo. Cyberpunk 2077 è ambientato a Night City, una megacity che si espande in orizzontale e in verticale e che ci ricorda quelle di film come Dread, Ghost in the Shell e naturalmente Blade Runner. Night City è come se fosse un'entità viva, una sorta di primo personaggio con cui veniamo a contatto. È la città dei sogni, città di morte, città d'amore e di lussuria, lussuosa e decadente, sfavillante e oscura, ma soprattutto violenta e brutale. La città e il mondo sono dominati da potentissime megacorporazioni che detengono la maggior parte della ricchezza mondiale, l'Arasaka e la Militech, due colossi dell'industria cybermilitare nella produzione di armi tecnologiche e cyberimpianti. Poi abbiamo la biotecnica, produttrice di cibo sintetico, e tante altre. Il mondo è stato inoltre macchiato da guerre tra corporazioni e guerre di dominio, come la seconda guerra centroamericana, che citeranno alcuni NPC con cui verremo a contatto nel corso della nostra avventura. Night City spazia dalla città vera e propria, dove si stagliano i grattacieli delle mega corporazioni, fino ai bassi fondi di Haywood o alle zone industriali di Santo Domingo. Molto suggestivi sono i quartieri di Japantown e Chinatown, e fuori dalla città, oltre un'enorme discarica, ci sono le Badlands, una zona desertica che ricorda l'Arizona, colpita costantemente da tempeste di sabbia e piogge acide. Le varie zone poi sono dominate da bande. Tra le più temibili nel quartiere di Watson ci sono i Maelstrom, fanatici del cyberware e brutali assassini. Noi siamo V, ed in comune con tutti gli altri che hanno giocato o stanno giocando il gioco, avremo solo il nome, poiché saremo noi a crearci e a plasmarci, partendo dalla scelta delle nostre origini. Potremmo scegliere se essere un corporativo, ossia una persona in carriera che lavora in una mega corporazione disposta a tutto pur di raggiungere i piani alti. Uno street kid, abituato a sopravvivere tra le strade malavitose e i vicoli dei quartieri malfamati di Night City. Ed infine un nomade solitario, un forestiero che ha abbandonato il suo clan e cerca di sbarcare il lunario con qualche lavoretto di contrabbando. In base al nostro background di vita, diversi dialoghi principali ne saranno influenzati durante il gioco. Per esempio, il corporativo schermirà i trucchetti che proveranno a tendergli gli agenti corporativi, lo street kid invece sarà un conoscitore della rivalità tra bande e il nomade, un tipo pratico ed esperto in incursioni. Man mano che si avanza di livello potremmo creare la nostra build personalizzata, potenziando caratteristiche di fisico,
riflessi, capacità tecnica, intelligenza e freddezza. Capacità tecnica, ad esempio, influisce sulla nostra conoscenza di armi e ci consentirà di crearle da zero e upgradarle. Intelligenza ci permette invece di potenziare tutta una serie di abilità nell'hackeraggio dei cybermeccanismi, invogliandoci a non buttarci alla Rambo nei conflitti. Di contro, spendere punti in abilità che potenziano ad esempio la resistenza, il danno o lo stealth sarà pressoché inutile. Il motivo è che il gioco inizialmente si presenta con un livello di sfida più che soddisfacente, ma che poco a poco va a dissolversi per poi appianarsi ad un livello veramente basso. Complice è ovviamente il sistema di upgrade e level up, come ogni GDR che sia degno del suo nome, ma la colpa principale però è l'IA dei nemici. Erano molto più svegli i nemici di FPS considerati ora molto datati, come FR3 o Half-Life 2, che già all'epoca ti aggiravano e applicavano delle vere e proprie tattiche militari per stanarti. Per non parlare poi del più recente The Last of Us 2, che nonostante sia strutturalmente un gioco agli antipodi rispetto a Cyberpunk, ha indiscutibilmente un'intelligenza artificiale con i comportamenti azione e reazione più credibili finora provati. Ad ogni modo, questo problema viene in parte risolto semplicemente aumentando la difficoltà, che rende i nemici più resistenti e più dannosi, ma non più furbi purtroppo. È qui infatti che si nota maggiormente l'inesperienza che avevano gli sviluppatori di CD Projekt in giochi FPS. Menzioni positive vanno però ai tools, come hacking o cyberware. Indurremo il nemico a suicidarsi o causeremo l'esplosione di una delle granate che si porta appresso, o ancora potremmo controllare a distanza una mitragliatrice di sicurezza e crivellarlo di colpi. Le diverse modalità di approccio a un combattimento rendono il gioco divertente e vario, e a questo si aggiunge la presenza del cyberware. Lo spunto preso da Deus Ex è evidente qui. Anche in Cyberpunk potremmo equipaggiare componenti cibernetiche e trasformare il nostro corpo in una vera e propria macchina da guerra tecnologica semi-robotizzata. La cura grafica per le armi e capi di abbigliamento è estrema, grazie a delle texture grafiche da capogiro e che continuamente ci lasceranno a bocca aperta. L'arsenale è vasto. Ci sono pistole, mitra, fucili a pompa, fucili da cecchino e armi corpo a corpo, tra cui diverse imperdibili katane. Innovative pure le armi smart, dotate di automira e proiettili traccianti che inseguiranno il nemico anche dietro le coperture. Insomma, siamo nel futuro distopico di Night City. Direi che... sì, direi che ci può stare. In sostanza, l'esperienza globale di gameplay, combat system e shooting ci ha ricordato una fusione di un Far Cry a uno Shadow Warrior 2. Ciò che però rende Cyberpunk unico e per ora capostipite del genere è la resa grafica di Night City. Fa realmente impressione, ragazzi, notare i dettagli di luce ed ombra date dalle innumerevoli insegne al neon di negozi, pubblicità, qualcosa che non si era mai visto e che nonostante tutto detta un nuovo punto di partenza per tutti gli open world futuri. Come se non bastasse, vi è un parco auto e moto che non ha nulla da invidiare ad un GTA. Anzi, anche se la maggior parte delle persone probabilmente non guiderà da dentro l'abitacolo in prima persona, beh, spero che dopo questo video ci penserete più spesso nel farlo, perché i dettagli sono sbalorditivi ed estremamente coerenti con il contesto. Dei mezzi fichissimi, così fatti bene che per muoverci saremmo molto più disposti a guidare per le strade di Night City che a usare il viaggio rapido. Un po' come succedeva a preferire fare acrobazie lanciando ragnatele in Marvel Spider-Man. Un consiglio: quando andate in giro, non guardate sempre il percorso suggerito sulla mappa. Tende a farvi fare sempre le stesse strade. Esplorate e non ve ne pentirete affatto. Tutto ciò, assieme alle informazioni di background che acquisiamo dai telegiornali, dalle pubblicità e dalle note che troviamo in giro, fa sì che venga a crearsi un universo oggettivamente impareggiabile, in cui vivremo una storia mozzafiato con personaggi così realistici da affezionarcisi. Su questo veramente Cyberpunk è da 10 e lode. Gli sforzi e la passione messa dai creatori del gioco è palpabile proprio in queste minuzie, che l'occhio di un giocatore poco attento, e quindi la maggior parte oggigiorno purtroppo, non noterà mai.
Per quanto riguarda le missioni, c'è la quest principale, che si divide in due filoni obbligatori che poi convogliano in uno. Nel 2021, quando pensavamo di averle viste tutte, Cyberpunk ci spiazza, proponendoci una storia degna di essere rivale ai grandi film di fantascienza, come Matrix. E saremo noi a plasmarla, con le nostre scelte che ci porteranno a uno dei diversi finali. L'hype, come tutti sappiamo, era cresciuto molto anche perché il personaggio digitale. L'hype, come tutti sappiamo, era cresciuto molto anche perché il personaggio digitale di Johnny Silverhand è interpretato da Keanu Reeves. Questa è stata una trovata sicuramente di marketing, perché solo la presenza dell'attore nel gioco ha influito sulle vendite. Ma tutto sommato ci sta molto bene come personaggio. Sincero e strafottente, carismatico e ribelle. Inoltre, siamo fortunati che questa volta, a differenza di The Witcher, che era solo in inglese, Cyberpunk è totalmente tradotto in italiano da un team di doppiaggio che ha fatto sicuramente un lavoro degno di nota. Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. È stato troppo. Ho sentito... sentivo... il suo dolore, il suo stress, la sua... speranza. Speranza mi sta qualcos'altro. Si sarà fatto un booster prima di entrare. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Ora, il punto più controverso. I bug. Al gioco è stato appioppato da molti recensori il nomignolo di Cyberbug. Poi magari però hanno goduto una cifra a giocarlo. Sì, questo però è un altro discorso. Il gioco è stato spinto fuori dagli store prematuramente. Questo è più che ovvio. E la colpa è anche nostra. Noi che siamo sempre impazienti, noi che mettiamo pressione agli sviluppatori e di conseguenza agli azionisti. Perché in fondo siamo sempre noi, il consumatore finale, a muovere il mercato. Per cui, cari miei, se questo gioco è diventato Cyberbug già al day one, è anche merito nostro. Che servisse un altro anno di lavoro è evidente. Per esempio, l'acqua presenta parecchi deficit, come gli impatti dei proiettili inesistenti, poliziotti che si teletrasportano letteralmente davanti e dietro di noi, un secondo dopo l'aver effettuato il nostro crimine, macchine che cadono dal cielo o che riemergono dagli abissi del sottosopra quando le richiamiamo, reazioni degli NPC sempre uguali e talmente sincronizzati da sembrare flash mob, NPC in T-pose, altre volte la vista slow motion che si usa quando si scansiona o si hackera, si bugga e l'unico modo di uscirne è ricaricare la partita. Per fortuna, con le nuove patch, questi bug dovrebbero essere stati risolti. E ora sembra che il gioco sia abbastanza maturo per essere giocato. E i prezzi sono anche calati di molto, quindi ad oggi, sì, consigliamo l'acquisto a chi non l'avesse fatto al day one. C'era da aspettarselo, che su console old gen non girasse bene, ma ciò assolutamente non giustifica il comportamento meschino da parte di CD Projekt nel volerlo rilasciare a tutti i costi per vecchie console, per aumentare ovviamente i profitti, dato che ad oggi le console next gen PS5 e Xbox Series ce l'hanno veramente quattro gatti. Valutando il gioco però come gioco in sé, si sta parlando comunque di un capolavoro. La ricchezza del mondo, il realismo dei personaggi, l'innovazione nell'attrezzatura e nell'approccio al combattimento e il coinvolgimento della storia sovrastano per noi di gran lunga anche i bug, che nonostante tutto siamo stati anche fortunati nell'incapparci poche volte considerando le ore di gioco. I ragazzi e le ragazze di CD Projekt con Cyberpunk 2077 non volevano cambiare il mondo, ma volevano regalarci di nuovo le stesse emozioni che ci hanno dato con The Witcher 3. E ammazza, ammazza se ci sono riusciti. Forse per poter amare appieno questo gioco bisogna andare oltre il tecnicismo ed il cinismo soprattutto. Quanti giochi che hanno fatto la storia erano pieni di problemi, bug e quant'altro. Magari questo prodotto non farà la storia, forse è presto per dirlo, ma sicuramente ha regalato una nuova esperienza nel mondo videoludico, perché alla fine, in Cyberpunk, non cerchiamo di salvare il mondo, ma tentiamo di salvare noi stessi.